perdo il referendum, non è soltanto che vado a casa, ma smetto di far politica. Renzi perde, lei lascia la politica o no? Eh sì. È un momento storico per questo paese. Abbiamo combattuto questa battaglia con tutte le nostre forze. Ce l'abbiamo fatta, ma non ha vinto soltanto il Movimento 5 Stelle, qui è stata una battaglia chiaramente della maggior parte dei cittadini italiani che hanno rigettato delle riforme costituzionali che privavano il popolo italiano dell'ennesimo diritto. Oggi ha perso quella parte di politica italiana che crede che sia populismo parlare di reddito di cittadinanza. Noi da domani inizieremo a coinvolgere, come abbiamo sempre fatto in questi anni, le migliori energie di questo paese, i migliori entusiasmi e le più grandi libertà, le persone libere che vorranno partecipare ad un'idea di paese differente, in cui l'uomo solo al comando non esiste più, dove esistono i cittadini che governano le istituzioni, dove esistono le persone che in rete creano proposte e quelle proposte cambiano il paese. Bisogna andare a elezioni subito. Nessuno pensi di bivaccare in Parlamento, ancora in questo Parlamento, ancora per arrivare a quel fatidico traguardo dei 4 anni e 6 mesi che fanno scattare il vitalizio o pensione. Fra tutte le fiducie che questo governo ha messo, e ne ha fatte veramente tante, credo che quella di oggi sia la più indecente che si potesse immaginare. E la più indecente sia nella sostanza, in quanto non si permette una discussione, una importante discussione di questa legge, che è la legge per l'appunto di stabilità, che è una legge che sappiamo riassume tutta la politica di un governo, quindi indirizza le spese, destina i soldi in determinati fondi e quindi interviene anche sulle aree da incentivare, per cui è una legge estremamente importante. E quindi non ci permette di entrare in questa discussione e soprattutto sul fatto che alla Camera era già emerso che erano presenti numerose criticità. Il mio discorso confermando un no, come molti italiani hanno già confermato la settimana scorsa, domenica scorsa, è veramente una cosa indecente che voi accettate questo tipo di situazione per un Presidente del Consiglio che ci ha fregato per 3 anni e che veramente non lo merita. Questo governo si è dimostrato totalmente irresponsabile perché non ha previsto cosa sarebbe accaduto in caso di sconfitta. Oggi il Movimento 5 Stelle è pronto ad affrontare tutte le questioni irrisolte in questa legge di bilancio e sicuramente lo vorremmo fare dietro consenso popolare, quindi è l'unica strada da seguire quella di tornare al voto e di farci dare un mandato pieno dai cittadini italiani. L'unica alternativa è andare alle elezioni. Ecco perché noi insistiamo per dare finalmente stabilità al nostro paese. Quante volte nel corso degli ultimi anni abbiamo sentito tanti politici evocare i fondi europei come la panacea di tutti i mali e quante volte poi abbiamo visto sparire questi personaggi dall'orizzonte dei radar politici. Ecco, Fondiamo nasce esattamente per andare in senso opposto, per dare delle risposte concrete ai territori, per avvicinare i portavoce del Movimento 5 Stelle e tutti i cittadini con la sua dimensione territoriale a questo tema fondamentale. Il Movimento 5 Stelle lotta affinché la politica di coesione, i suoi fondi europei, che sono l'unico investimento pubblico che possono usare ancora le nostre amministrazioni, per allontanare questa crisi economica, che è causata anche dalle politiche di austerità dell'Unione Europea. E quindi Fondiamo agisce come evento di formazione e di informazione per far sì che le buone pratiche, le idee e la conoscenza sul tema si diffondano sempre di più. Noi ci crediamo e vogliamo un'Italia finalmente di nuovo protagonista in Europa. Tutto questo è Fondiamo. Non posso scusare nessuno per questo approccio utilizzato dall'ANCI nei confronti di tutti i cittadini. Dopodiché De Caro del Partito Democratico essi stesso ha fatto dell'ANCI ancora una volta lo zerbino di Renzi e di questo governo, prestandosi al ricatto elettorale per cui bisognava aspettare di fare le norme che interessassero i comuni dopo
la riforma costituzionale. Quindi prima aspettiamo di vedere l'esito di questo referendum costituzionale, diceva Renzi, e De Caro è stato tranquillo e buono ascoltando il ricatto del suo partito. E oggi quello che abbiamo è gli enti locali che sono in uno stato di paura e dramma, perché non sanno come chiudere i loro bilanci, che cosa assicurare i saldi di finanza pubblica. Sono cose che uno pensa facciano parte della burocrazia, in realtà fanno parte della vita quotidiana, perché questo significa che non possiamo spazzare la neve, questo significa che il riscaldamento nelle scuole dei nostri figli sarà spento, che gli asili non li possiamo finanziare. Questo perché? Per l'ennesimo gioco di potere. E poi arriva il bello, cioè un ANCI che ci dice che c'è ancora una trattativa in atto. Una trattativa che probabilmente porterà al mille proroghe. Ora, io voglio sapere l'ANCI con chi diavolo sta trattando esattamente, perché in questo momento non c'è un governo. Oggi Renzi si dimette, il suo governo va a casa. Con chi tratta ANCI? La prossima settimana faranno delle riunioni con i comuni, con i sindaci. Io voglio sapere se ANCI sa per caso, prima di Mattarella, chi prenderà il posto di Renzi. Al Movimento 5 Stelle è stato assegnato un rapporto legislativo sulla raccolta dati pesca. Dopo un lungo negoziato abbiamo raggiunto un grande risultato per la difesa del mare e della pesca sostenibile. Come stanno gli stock ittici? Quanto pesce c'è nel mare e quanto possiamo pescare di questa risorsa senza danneggiarla? Per fare queste valutazioni servono i dati e questo regolamento crea le basi per una vera raccolta dati. Per la prima volta inseriremo anche i dati dell'acquacoltura e della pesca ricreativa. E la salute dei nostri concittadini è un tema che ci preme moltissimo e crediamo che una buona politica debba prendersi la responsabilità di indicare, promuovere le vie migliori per assicurare una corretta alimentazione a più persone possibili, in primo luogo ai più piccoli. Infatti, secondo i dati dell'Istituto Superiore della Sanità, l'Italia detiene il triste primato europeo del numero di bambini sovrappeso o obesi e secondo il rapporto dell'Osservatorio del Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale dell'Università di Milano, la bicocca, un bambino su 4 è sovrappeso e uno su 10 è obeso. Ad oggi inoltre 3,5 milioni di bambini hanno il diabete di tipo 2, tipicamente associato fino a pochi anni fa all'età avanzata. Non solo, 13 milioni e mezzo di under 17 hanno la resistenza all'insulina, una condizione di prediabete, 24 milioni ipertensione, 33 milioni la steatosi epatica. Le cause dell'obesità possono essere riassunte principalmente nell'alimentazione scorretta e nella sedentarietà. Parliamo di dieta mediterranea, si parla sempre della dieta della longevità, derivava da un certo schema alimentare, una piramide che metteva alla base cereali, legumi, vegetali e man mano che si sale quindi nella punta della piramide con un consumo moderato o molto moderato anche carne, salumi e zuccheri, zuccheri e dolci. Oggi noi vediamo che questa piramide è invertita. Se passasse questo disegno di legge, dal 1 dicembre 2018 le funzioni irrigue, più in particolare quelle di gestione, ammodernamento, realizzazione e manutenzione di opere pubbliche di accumulo, derivazione, adduzione, circolazione e distribuzione relative al recupero degli acquedotti rurali e ai sistemi irrigui, nonché delle opere per il recupero delle acque per fini irrigui agricoli, ad esclusione degli impianti di affinamento delle acque reflue urbane, passerebbero ad Acquedotto Pugliese S.p.A. che soltanto un mese dopo rischia di diventare di proprietà privata. Insomma, fermatevi. Noi dobbiamo prima di tutto assicurare ad Acquedotto Pugliese il futuro che i pugliesi hanno deciso nel 2011, la sua ripubblicizzazione. Giù le mani dall'Acquedotto Pugliese, non toccatelo, non prima di averne chiesto e di averne ottenuto la ripubblicizzazione come i cittadini pugliesi hanno deciso. Sono Tiziana Beghin, sono deputata al Parlamento europeo nel gruppo FDD, rappresentante del Movimento 5 Stelle, e nel mio lavoro mi occupo di commercio internazionale, la commissione principale che seguo. Nel mio lavoro una delle problematiche che mi trovo ad affrontare è quella relativa alla questione porti e dogane. Il tour proseguirà. Ogni realtà ha le sue specificità, quindi questa è solo la seconda tappa. Abbiamo comunque tempo fino a febbraio per incontrare anche altre realtà portuali e cercare di riportare l'Italia, da questo punto di vista, anche più competitiva in uno scenario internazionale.
perdo il referendum, non è soltanto che vado a casa, ma smetto di far politica. Renzi perde, lei lascia la politica o no? Eh sì, è un momento storico per questo paese. Abbiamo combattuto questa